questo servizio di Stefano Salimbeni conosceremo una famiglia di emigrati italiani a Boston, negli Stati Uniti, che delizia gli americani con pane italiano, prodotti italiani e piatti tipici della cucina toscana. Assaggio tutto, pasta, pane, gelato, salume. Io sono appassionato del cibo italiano, per questa ragione tutto deve essere giusto, ok? Per esempio il pane deve essere infornato giusto, il guanciale deve essere vero, la finocchiona, tutti i nostri prodotti sono autentici, sono artigianali. Ok? E noi le facciamo questi prodotti ogni giorno, per questa ragione io vado in fabbrica e lo guardo. Suo padre direbbe: l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, giusto? Sì, davvero. Io ho imparato da lui. Io ho cominciato nel panificio 40 anni fa, quando avevo 8 anni. E mi metteva dentro il forno per pulire tutto il pane abbruciato tutta la settimana. Sembra una punizione, sembra. Sì, una punizione, però una memoria fantastica. Quando ero piccolo non mi piaceva, però adesso è una cosa che lo metto in cuore. Mio figlio era sempre accanto a me, sempre accanto a me. Quello che facevo io potevo fare pure lui, e io gli dicevo a lui: senti, tu devi lavorare con me, perché se non c'hai lavoro non mangi. Siamo venuti qua nel 1958 perché le cose erano malissime in Italia, in Sicilia specialmente. Non si trovava lavoro in Italia? Non c'era lavoro, c'era tanta fame. E sono venuto qua per sfamarmi, come si dice. Beh, poi ha sfamato mezza America, perché lei fa il pane da sempre. Ma questo è successo dopo. Io ho lavorato per una pizzeria e mi sono appassionato della pasta, della pizza. Poi un giorno ho detto: abbiamo una pasticceria con un panificio. Prima avevamo un panificio, poi dopo facevamo la pasta fresca, poi abbiamo cresciuto due aziende, due fabbriche, una per la pasta e una per fare la pane artigianale. Nel 2007 hanno acquistato la nostra azienda. Per la prima volta non avevo lavoro. No, niente da fare. Niente da fare. Ma non era abituato. No, era una cosa, senti una cosa, per me è stata la mia vita, da quando ero piccolo. Solo questo sapevo fare. Sono nato in una famiglia impassionata del cibo italiano. Io volevo portare tutte queste tradizioni del cibo artigianale italiano alla pubblica. Pane, pasta, salume, salse. E ha avuto questa visione qui? Qui, proprio qui. Ma questo cos'era prima? Questo era un ristorante chiuso, era un ristorante fallito. Perché toscano? E non siciliano? Oh. No, la domanda è legittima. Perché sai, io mi sono andato in Italia 100 volte, ok? E ogni volta che andavo in Toscana, le tradizioni del cibo italiano, del vino italiano, si vede chiaro in Toscana. Senta, lei viene ogni tanto a controllare come va Guido Fili? Ma ogni tanto, sì, non sempre, ogni tanto. Perché io ancora ho lavoro, ho la fabbrica del pane. Ogni giorno vado a lavorare. È la mia passione, perciò senza lavoro io non so quello che devo fare. Ah, quindi suo figlio di qualcuno ha preso? Non lo so, chiedi a lui. Quanto deve a suo padre? Ho imparato questa vita, la mia vita, io ho imparato per essere sempre al suo fianco. Si può studiare in collegio, però le cose che si può imparare quando tu vedi suo padre, ok, e la sua passione, non si può imparare, si deve assorbire. Era venuto